Ragazzi, buonasera, come state? Io mi sto facendo una passeggiata meravigliosa nella campagna, è bellissimo veramente, guardate qua, c'è questo fiume che scorre placido, questa quercia, bellissima, queste nuvole, appena esce il sole subito approfitto per immergermi nella natura perché... Quando ci immergiamo nella natura, cambiamo proprio frequenza, cambiamo proprio la nostra vibrazione, diventiamo più calmi, più positivi, è vero? Non so se vi è mai capitato. Comunque, allora, il tema di questo video che vi volevo fare è questo. Perché quando vogliamo raggiungere un obiettivo, per esempio... Non so se ti è mai capitato, se comunque cioè, ti piace la legge dell'attrazione, hai visto The Secret, hai letto il libro, sicuramente, buonasera Virgiliana, sicuramente sei tu, anche se non ti ho visto però il colore del pollice. Se segui queste teorie, insomma, ti piace visualizzare, ti piace fare le meditazioni, perché magari hai un obiettivo, no? Vuoi raggiungere qualcosa nella tua vita che adesso ti manca, giusto? Ecco, questi obiettivi poi li hai raggiunti? Perché questo è il tema di questo breve video che vi voglio fare. Molte volte, io non, ovviamente l'obiettivo di questo video non è dirvi non fare più, non fate più le visualizzazioni perché sarei una pazza, no? Però, perché è buono farle, perché comunque ci mettono in uno stato, diciamo, più elevato, ci fanno sentire meglio, vero? Però, c'è un però. Almeno a me succedeva questo, no? Che quando volevo raggiungere qualcosa, per esempio un nuovo lavoro, oppure volevo avere più soldi, oppure alcune di voi mi scrivete che vogliono avere l'uomo dei vostri sogni, eccetera. Che cosa succede? Che quando facciamo questa visualizzazioni, queste meditazioni, qual è lo stato in cui ci mettiamo? Scusate un attimo, ma avevo ricevuto una chiamata. Qual è lo stato in cui ci mettiamo quando facciamo queste visualizzazioni? È uno stato di, diciamo, di carenza, di mancanza o di abbondanza? Me lo potete scrivere anche qui sotto nei commenti, eh? Cioè, come vi sentite quando voi state lì a fare le meditazioni? Fondamentalmente, voi che cosa state facendo? Ecco, così si capisce meglio. Voi state chiedendo, giusto? State desiderando, state chiedendo all'universo, a Dio, a questo mamma che nuvola bellissima, state chiedendo a Dio, all'universo, a Buddha, a quello che volete voi, di darvi qualcosa che in questo momento voi non avete, giusto? Quindi dentro di voi sentite una mancanza, vero? Ecco. Quando dovete sapere una cosa, Olivia, eccola qua, che quando noi facciamo queste meditazioni, queste visualizzazioni con questo stato d'animo di che non abbiamo, che ci manca sempre qualcosa, che c'è una carenza dentro di noi, che non ci sentiamo completi, quindi che c'è bisogno di un uomo, oppure c'è bisogno di un nuovo lavoro, oppure c'è bisogno di più soldi per raggiungere la nostra felicità interiore, ecco, in quel momento lì l'universo ti dice... Ok, sì, hai ragione, è così. Quindi lui non risponde, cioè l'universo non è che ti dà le cose quando gliele chiedi a parole, lui risponde alle vibrazioni che tu emani. Se tu emani vibrazioni di carenza, di scarsità, di mancanza, di non completezza fondamentalmente, lui dice ok, sì, sei così, sei carente, ti senti così, allora io ti do altra carenza, ti do altra mancanza, ti do altra scarsità. Non ti do quello che chiedi perché tu non mi stai emanando l'abbondanza, ok? Non mi stai dicendo che tu in realtà già sei felice perché mi stai dicendo fondamentalmente che ti serve qualcos'altro al di fuori di te per essere felice. È giusto? Cioè, vi ritrovate in questo ragionamento oppure mamma che cielo spettacolare? E quindi che cosa invece bisogna fare per realizzare nella nostra vita quello che vogliamo? Bisogna settarci proprio, noi siamo esseri fatti di energia, no? Di vibrazione.
E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo settarci su una vibrazione diversa. Quindi non dobbiamo chiedere come dei poveracci, delle miserabili, no, ti prego, portami questo perché la mia vita adesso non è felice e sono sicura che sarò felice quando avrò quell'uomo, quella cosa, quei soldi nel conto in banca, così. Ecco, l'universo non vuole questo, vuole che noi ci settiamo su una frequenza diversa, la frequenza di essere già complete, di essere già completi, di avere già tutto quello che ci serve, perché fondamentalmente non ci manca niente. Questo non significa che ci dobbiamo accontentare, che quindi non dobbiamo più visualizzare, no, 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 non significa questo. Però sicuramente stare in, cioè mentre chiedi, ti devi proprio, devi incarnare questa frequenza di abbondanza. E stasera sul mio gruppo privato segreto che si chiama Brilla come una dea, se non lo conosci vacci subito perché è una mega figata, www.geoluce.it, farò una live in cui proprio vi dirò che quali sono i passi per incarnare questa frequenza, per incarnare questo senso di abbondanza, di leggerezza, che poi ci fa, è questo senso qui che ci fa tirare le cose verso di noi, non è, e poi non sono io che ve lo sto dicendo, è proprio studiato dai fisici, appunto scienziati che studiano la fisica quantistica, dai più grandi maestri spirituali. Loro perché ottenevano quello che ottenevano? Perché conoscevano questo segreto, e io piano piano sto scoprendo insieme a voi, anche insieme alle richieste che mi fate, quali sono questi segreti, quali sono questi atteggiamenti, proprio questi modi di essere che ci portano a essere abbondanti e quindi a ricevere poi quello che chiediamo. Quindi stasera io parlerò di questo sul mio gruppo segreto. Se non sei ancora iscritta, io ti invito a farlo immediatamente, perché uno, lo faccio stasera, sarà una live, quindi praticamente interagiremo insieme, parleremo, così mi potrai fare le domande, saremo diverse donne, già ci sono diverse donne nel mio gruppo. E secondo, perché adesso, se entri adesso, ti costa un euro, hai capito bene? Un gruppo dove già sta pieno di contenuti sulla femminilità, sul risveglio della femminilità, la sensualità, su come far funzionare la legge dell'attrazione, è pieno, pieno zeppo di roba, e tu se entri adesso te lo becchi a un euro. Prima era 27 euro, adesso invece puoi entrare a un euro, provare e vedere tutti i corsi che vuoi e poi decidere dal mese prossimo anche di abbandonarlo quando vuoi tu, ok? Adesso c'è questa offerta, quindi ti consiglio di entrare. Il cielo è diventato ancora più meraviglioso. Se vuoi entrare, anzi io ti stimolo, cioè proprio con tutto il cuore, perché è bellissimo, perché questi concetti sulla femminilità, su come entrare nella nostra energia femminile e attirare a noi la realtà che vogliamo, non li insegna quasi nessuno. Parlano tutti di fare cose anche che non ci vanno pur di ottenere qualcosa, invece no, ci sono dei principi molto diversi, basati appunto sugli insegnamenti dei maestri spirituali che ci illuminano sempre. E quindi vi invito a partecipare, perché sarà molto 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 interessante. Possiamo fare delle belle chiacchieratine e vedere veramente poi come portare i risultati nella nostra vita. Vi aspetto www.geoluce.it.